Sono trascorsi 16 anni dal tragico schianto mortale che strappò a Comiso e all'Italia intera uno dei suoi scrittori più apprezzati. Gesualdo Bufalino per gran parte della sua vita fu un insegnante liceale e si rivelò tardivamente come scrittore solo nell'81, all'età di 61 anni, con il romanzo Diceria dell'Untore, grazie all'incoraggiamento di Leonardo Sciascia ed Elvira Sellerio. L'opera vinse lo stesso anno il prestigioso premio Campiello. A 16 anni dalla sua morte, il ricordo di Nunzio Zago, direttore scientifico della Fondazione Bufalino, che ha sede proprio a Comiso, città natale a cui lo scrittore era profondamente legato. Uno degli scrittori che meglio ha saputo dare voce alle inquietudini del tardo Novecento. È uno scrittore in cui molti si possono riconoscere, io ritengo anche i giovani. Bufalino è stato un grande narratore, è stato anche un poeta, è stato un saggista straordinario, è stato anche un finissimo traduttore, soprattutto dal francese. Quindi, insomma, una personalità variegata, complessa di intellettuale, tra le più variegate e complesse, appunto, degli ultimi decenni.